Nei cantieri navali di Monfalcone è stata varata la più grande nave cisterna della flotta ENI, l'Agip Bari, da 48.000 tonnellate di portata lorda. È un colosso lungo 226 metri e alto 31. Presente l'ingegner Mattei, la madrina, signora Laura Segni, consorte del presidente del consiglio, recide con un colpo d'ascia la cordicella dell'augurale bottiglia di champagne. L'Agip Bari è dotata di un motore che può sviluppare una potenza di 19.000 cavalli. Le sue cisterne hanno una capacità di 64.000 metri cubi. L'attrezzatura comprende un impianto radar, giro bussola, pilota automatico e un radiotelefono che permetterà il collegamento continuo dai più lontani porti del Golfo Persico con la sede di Milano. Con l'Agip Bari la flotta ENI ha raggiunto le 14 unità. Questo frugoletto è Palmiro Nagni di anni 4. Per un equivoco Babbo Natale invece che un cavalluccio di legno gli ha portato un cavallaccio vero. E Palmiro, senza pensarci due volte, è saltato in sella. Guardatelo. È un cavaliere perfetto, ha stile, passione e coraggio. I fratelli di Inzeo cominciano a preoccuparsi, sta nascendo un rivale pericoloso. I genitori di Palmiro, se da un certo canto sono soddisfatti, dall'altro canto hanno delle preoccupazioni. Se il prossimo Babbo Natale, invece che un automobilino a pedali, si presentasse con un'automobile vera, che succederà? Mica si può far guidare un bambino di 5 anni. Comunque Palmiro, felice, continua i suoi giri di trotto e di galoppo e di tanto in tanto salta anche qualche piccolo ostacolo. Il cavallo obbedisce agli ordini del microcavaliere, però in fondo la cosa non lo convince molto. Sembra che dica, se cominciano a venirmi in groppa anche i bambini di 4 anni, tanto vale che mi trasferisca in una giostra. 40 anni fa il capostazione di Messina era il signor Quasimodo. Suo figlio, Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura, torna oggi nei luoghi cari alla sua infanzia per ricevere la cittadinanza onoraria. Solenne cerimonia nell'aula consiliare del municipio, dove presenti le massime autorità della provincia, personalità del mondo delle lettere e vecchi amici, il poeta riceve l'attestato dal prosindaco, professor Alessandro Davoli, che gli indirizza il saluto della cittadinanza. Rispondendo al discorso, il poeta ha detto: «L'onore che mi dà oggi la città di Messina significa per me far convergere sulla nostra isola l'attenzione di tutte le nazioni. Per me dunque la Sicilia diventa il mondo».